È davvero possibile aprire partita IVA online in modo gratuito? In questo video rispondo proprio a questa domanda. Se ancora non mi conosci, io sono Giulia, sono una commercialista e su questo canale parliamo di partita IVA con informazioni spiegate in modo semplice e tanti tutorial. Per non perderti i prossimi video, ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanella. In questo video rispondo in realtà a due domande. La prima è: si può aprire partita IVA online? E la seconda è: si può aprire partita IVA in modo gratuito? Partiamo rispondendo alla prima domanda perché è la risposta più semplice. Ti dico subito che sì, si può aprire partita IVA online, anzi si deve aprire partita IVA online, perché in realtà, al di là di un'eccezione di cui ti dirò tra poco, tutte le pratiche devono obbligatoriamente essere predisposte in via telematica. Quindi, sia che fai tutto da solo, sia che ti affidi a un o a una commercialista, le pratiche ai vari enti verranno tutte inviate in via telematica. Per la seconda domanda, ovvero se aprire partita IVA è gratuito, la risposta è un po' più lunga e articolata. Se parliamo di aprire la partita IVA in senso stretto, quindi chiedere all'Agenzia delle Entrate il numero di partita IVA, questa pratica di per sé è gratuita. A meno che tu non decida di farti aiutare da un commercialista che ti chiederà un compenso per la pratica. Sul mio canale trovi un tutorial che cerco di metterti qua sopra, nel quale ti spiego proprio come compilare il modello di richiesta della partita IVA all'Agenzia delle Entrate e nello specifico il modello AA9, che è quello riservato alle partite IVA individuali. Questo modello può essere trasmesso telematicamente in modo gratuito dalla tua area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Oppure puoi presentarlo in modalità cartacea presso un ufficio e questa, diciamo, è l'unica pratica che puoi scegliere di non fare in via telematica. Quindi, per richiedere il numero di partita IVA non devi pagare nulla, però a seconda del tipo di attività che vuoi fare con la tua partita IVA, può essere necessario presentare una o più altre pratiche, alcune delle quali richiedono il pagamento di bolli, diritti o cose simili. Ti faccio quindi una carrellata il più sintetica possibile di tutte le varie pratiche che potresti dover fare a seconda dell'attività che vuoi svolgere e per ciascuna di queste pratiche ti do un'idea dei costi. Purtroppo dovrò darti dei range perché ci sono delle variabilità a seconda del luogo geografico in cui ti trovi e del tipo di attività che vuoi fare. Se vuoi iniziare un'attività con una società, dovrai innanzitutto costituire la società con un notaio. Il costo dell'atto notarile varia moltissimo a seconda dell'area geografica in cui ti trovi, però per darti un'idea molto indicativa della somma che dovresti preventivare, diciamo che andiamo da un minimo di 1.000 a un massimo di 2.000 euro, a seconda della regione, della città e del tipo di società che vuoi costituire. Nel caso invece di una partita IVA individuale, non serve il notaio, però se l'attività che vuoi svolgere non è professionale ma imprenditoriale, allora oltre al numero di partita IVA dovrai obbligatoriamente iscriverti al registro delle imprese della Camera di Commercio della tua provincia. Per iscriverti al registro delle imprese devi presentare una pratica tramite un portale che si chiama Comunica. Questa pratica ha un costo che per una ditta individuale è di circa 90-100 euro. E per presentare questa pratica avrai bisogno della firma digitale che puoi acquistare, diciamo, da vari provider sul mercato con un costo che va dai 20 ai 100 euro indicativamente, anche in base al tipo di firma digitale che acquisti. Quindi, se decidi di acquistare un dispositivo fisico, quindi una chiavetta USB o una smart card, oppure se scegli di optare per la firma remota. Oltre alla firma digitale, è anche obbligatorio avere un indirizzo mail PEC che ha un costo, diciamo, tra i 10 e i 50 euro all'anno, a seconda anche qui del fornitore che scegli. Per l'avvio di un'attività artigiana, in alcune regioni, generalmente le regioni a statuto speciale, può esserti richiesto anche di pagare, oltre ai diritti che ti ho detto prima, anche una tassa di concessione governativa. Se avvii un'attività artigiana, oppure se hai dipendenti o collaboratori familiari, dovrai anche iscriverti all'INAIL, ovvero l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Per l'INAIL non si paga un importo fisso per l'iscrizione, ma un premio assicurativo annuo
che dipende, come per tutte le assicurazioni, dal tuo livello di rischio, quindi dall'attività in concreto che svolgi. Ci sono attività artigianali, come ad esempio quella di elettricista o giardiniere, che sono molto più rischiose di un'attività, ad esempio, di sarto. Per alcune tipologie di attività è necessario anche presentare una pratica che si chiama SCIA, segnalazione certificata d'inizio attività, al tuo comune e nello specifico allo sportello SUAP, sportello unico attività produttive. La SCIA va fatta ad esempio per tutte le attività commerciali, che sia commercio al dettaglio, all'ingrosso, e-commerce o commercio ambulante, in tutti i casi va presentata, oppure per alcune tipologie di attività artigianali, come ad esempio le attività alimentari, quelle di bar e ristoranti e anche le attività di servizio alla persona, come quelle di parrucchiere e estetista. Il costo della pratica SCIA dipende dai diritti che sono stati deliberati dal singolo comune. Diciamo che in alcuni comuni è gratuito, in altri si paga un importo generalmente 30, 50, 60, massimo 100 euro, mi è capitato. Se la tua attività riguarda il settore alimentare, sia come attività di commercio che artigianale, dovrai anche versare dei diritti alla ASL o ATS, a seconda di come si chiama nella tua regione, che anche qui l'importo è variabile a seconda di quello che è stato deliberato dalla singola azienda sanitaria. Anche per la pratica SCIA ti serviranno firma digitale e PEC. Un'altra pratica che va quasi sempre fatta è quella di iscrizione alla gestione previdenziale corretta. Se svolgi un'attività professionale collegata a un ordine, molto spesso esiste una cassa di previdenza privata direttamente collegata all'ordine, come ad esempio l'ENPAM per i medici, l'INPGI per i giornalisti o la cassa forense per gli avvocati. Al di fuori di queste casistiche dovrai iscriverti alla gestione INPS corretta, quindi nel caso di attività professionali alla gestione separata, nel caso di attività imprenditoriali alla gestione artigiani o commercianti a seconda del tipo di attività che andrai a svolgere. Ricordati che se svolgi un'attività commerciale e hai una causa di esonero dalla gestione INPS dei commercianti, ad esempio perché sei anche dipendente a tempo pieno, nella pratica comunica devi indicare esplicitamente la tua causa di esonero dalla gestione INPS commercianti, altrimenti verrai iscritto in automatico. In tutti i casi che ti ho descritto, l'iscrizione alla gestione previdenziale di per sé è gratuita, andrai a pagare soltanto i contributi minimi a percentuale a seconda delle regole della tua, di quella gestione specifica. Per alcune tipologie di attività particolari può essere necessario svolgere alcune pratiche specifiche, ad esempio verso la questura o l'agenzia delle dogane. Puoi trovare tutte queste informazioni sul sito ateco.infocamere.it. Basta che inserisci il codice ateco e il comune in cui vuoi svolgere quell'attività e ti verrà fuori l'elenco di tutte le pratiche che è necessario presentare. Purtroppo su questo sito le informazioni non sono sempre semplicissime da interpretare, è compilato in modo un po' contorto, però è sicuramente un buon punto di partenza per capire quello che devi fare per un'attività specifica. Abbiamo visto quali sono le pratiche da presentare per aprire la partita IVA e i vari costi. Puoi fare tutto in autonomia, ma tieni presente che mentre in alcune situazioni sarà abbastanza semplice fare da soli, come ad esempio per un'attività professionale, in altri casi è invece molto più complicato, perché dovrai incastrare fra loro diverse pratiche, ciascuna delle quali avrà dei requisiti da rispettare, delle tempistiche, degli importi da pagare, delle informazioni da fornire e anche dei requisiti tecnici, degli strumenti, canali, siti internet diversi. Valuta quindi bene se nel tuo caso pensi che valga la pena investire ore o giorni per capire e impostare in autonomia tutte queste pratiche. Per poter presentare le varie pratiche dovrai anche avere chiare prima tutte le caratteristiche che dovrà avere la tua partita IVA. Quindi quali saranno i codici ATECO, qual è la data di inizio dell'attività, se ci sono dei requisiti da rispettare, quale sarà il regime fiscale che dovrai adottare e a quale gestione IMSS ti devi iscrivere. Se hai difficoltà a stabilire con sicurezza tutti questi punti, puoi fare una consulenza online con me, nella quale vediamo proprio tutte queste cose. Quindi, quali sono il regime fiscale e la gestione IMSS corretti nel tuo caso, quali sono i codici ATECO giusti, quali pratiche devi fare e con quali costi, e ti spiego anche
quante tasse e contributi dovrei pagare e come gestire le fatture, un po' le prime cose pratiche della tua partita IVA. Tutto questo naturalmente ritagliato sulla tua situazione specifica, perché in una consulenza abbiamo modo di approfondire, quindi sia in base al tipo di attività che vuoi fare, ma anche in base alla tua situazione complessiva, quindi se svolgi altri lavori, se hai altri redditi, la tua storia lavorativa, eccetera. Qui sotto nella descrizione del video trovi il link con tutti i dettagli di questo servizio di consulenza e puoi anche, se vuoi, prenotare direttamente da lì un appuntamento con me. Io ti ringrazio di avermi seguito fino alla fine, spero che questo video ti sia stato utile. Se hai domande, come sempre, lasciamele nei commenti. Ciao e al prossimo video!